Al Festival di Cannes siamo con Vincenzo Mara, sei uno dei 13 registi scelti da Jean-Michel Frodon per questo progetto, per parlare di una Sarajevo simbolo di possibilità e dialogo. Prima di tutto volevo capire il primo incontro con questo anche grande critico dei Cahiers, com'è stato e su che cosa avete deciso di puntare, visto che tutti i registi hanno scelto un punto di vista completamente diverso, uno sguardo diverso su questa città. Ma circa un anno fa sono stato chiamato da Jean-Michel, che mi ha detto che mi avrebbe fatto molto piacere che facessi parte di questa selezione. Lui aveva seguito, insomma, tutta la mia carriera, quindi era contento della mia partecipazione. Lui non sapeva che in realtà io ero stato a Sarajevo sia prima, che praticamente quasi durante, che dopo la guerra, e quindi è stato, insomma, contento di scoprire che c'era un mio polo di interesse rispetto a questa città. Mi ha spiegato il progetto, mi ha detto che si sarebbe dovuto raccontare ognuno con un cortometraggio di 9 minuti che potesse spaziare dalla prima guerra mondiale, dal 1914, ai giorni nostri. Io ho avuto un'intuizione, se così si può dire. C'era la possibilità di andare a Sarajevo, chiaramente, a realizzare il film, ma insomma mi interessava provare a raccontare Sarajevo lontano da Sarajevo, mi sembrava una cosa molto originale, e quindi ho deciso di provare a raccontare in 9 minuti la diaspora, un popolo che tutt'oggi conta 2,5 milioni di presenze fuori dalla Bosnia, da Sarajevo, gente che è scappata durante l'assedio. E quindi ho scelto di raccontare questo, ho deciso di far interpretare l'episodio a dei non professionisti, ho chiesto a 2 persone che mi potessero aiutare a battere la comunità dei bosniaci a Roma, e ho trovato loro, che mi hanno poi confortato anche nel fatto che quello che avevo inventato, scritto nel silenzio della creatività, fosse qualcosa che molto aderente alla realtà. Rappresentava una ferita aperta di tutti quelli che se ne sono andati, che sono scappati, che hanno dovuto da un giorno all'altro quasi cambiare completamente vita. Perché Roma e perché la scelta di questa macchina da presa sempre molto ferma su di loro, no? Questo universo sembra chiuso sui loro volti. Ho cercato di mettere dentro i 9 minuti molte metafore, quindi anche rispetto all'approccio che ho avuto mi sembrava interessante dare la possibilità dello sguardo e una delle caratteristiche di questo film è che i 2 protagonisti sono una coppia mista. In realtà lei è cattolica e lui è musulmano, che è una cosa che appartiene in maniera specifica a quella terra, e quindi ho inserito anche contesti, diciamo, scenografici che ci avessero a che fare con questo. Ho provato a mettere altre metafore, insomma, nella prima inquadratura dove c'è il taglio della pancetta, che questo coltello molto forte era una metafora, insomma, è quello che è successo in quella parte di mondo. Alla fine ho inserito un ponte rotto, insomma. Ho cercato di dare la possibilità, con una macchina ferma, a chi guarda di soffermarsi anche al dietro i loro volti e la loro straordinaria ricchezza di gente che ha vissuto in prima persona la morte, la fuga, la disperazione, anche la violenza. Questa è stata un po' la scelta. Altra curiosità, la soggettiva sulla donna che guarda questa meravigliosa statua dal basso verso l'alto. Sì, ho deciso di, in maniera visiva, no? Di non raccontarlo attraverso le parole, ma visivamente. Quindi ci sono dei passaggi drammaturgici che me lo
permettevano, e quindi ho inserito i due protagonisti nei loro luoghi di culto, quindi lei in una chiesa cattolica e lui in una piccola moschea. La particolarità che ho scoperto è che a Roma, al Campidoglio, c'è sepolta l'ultima regina di Bosnia, ed è un luogo anche di culto per i bosniaci che vengono da fuori, vengono a Roma e vanno a pregare l'ultima regina di Bosnia. E quindi la statua che si vede nel film, il basamento che si vede nel film, è dove riposa l'ultima regina di Bosnia. Avvicinarsi a una storia così dolorosa, come è avvenuto il tuo percorso, soprattutto di lavoro con i due attori che questa vicenda in realtà l'hanno un po' vissuta? Ma io ho sempre, spesso e volentieri, lavorato con non professionisti in vita mia, anche insomma, sia con i professionisti che i non professionisti, quindi ho scritto la sceneggiatura, l'ho sottoposta ai francesi, loro sono rimasti molto colpiti da questa storia e quindi a quel punto ho cominciato a cercare nella comunità. Quando ho scelto gli attori, io non do mai la sceneggiatura ai protagonisti del film, ho fatto un lavoro così di improvvisazione, di far entrare piano piano, perché dovevo anche allenarli a recitare. E quando hanno dovuto, tra virgolette, recitare i dialoghi che avevo scritto io, ho avuto la conferma che forse qualcosa di buono l'avevo fatto, l'avevo pensato, perché c'è stata molta commozione da parte loro. Spesso, in varie occasioni, abbiamo dovuto interrompere le riprese perché sia la parte artistica, cioè loro due, ma anche due elementi della truppa che io ho voluto fortemente che fossero bosniaci, anche per aiutarmi nei dialoghi, perché il corto è parlato in serbo-croato, abbiamo dovuto interrompere perché c'era molta commozione per le cose che venivano dette, che un po' avevo immaginato da solo a casa mia, e questo mi ha confortato, diciamo così, mi ha dato forza, perché comunque c'è sempre quel pudore di raccontare la storia di un popolo che non è il tuo, addirittura con la voglia di farlo in una lingua per noi abbastanza incomprensibile, e poi soprattutto affidarlo a due non professionisti, a un cuoco e a un interprete. Insomma, 9 minuti faticosi, ma che mi hanno fatto essere contento, insomma, soprattutto aver legato il mio nome più che a tutto il resto, ma soprattutto aver legato un po' il mio nome a quella città a cui sono affezionato.